ma San Giorgio a cavallo ci apparìo e la sua splendente spada ci usciò. Ido ci disse: figliuzza di Dio, la viste luoghi che ci portavo. Ida ci disse: cavaliere mio, fu Ida inne che venne luggiavo. E allora luggiavo se ne atterrivo quando accussì San Giorgio parrao. E io stuggiavo, lo voglio ammazzare. Se tu lo tocca morire, la mia fili tiene. Se tu veramente ti vuoi battiare, io attacco lo giauni e tu lo tieni. Ida ci disse: come a voi vi pare, che faccio lo comando volentieri. E Margherita si vuole battiare per consiglio di San Giorgio Cavaliere. Con l'inaugurazione della mostra fotografica Scatti di Festa, inserita nel programma della manifestazione San Giorgio e la città, la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi e il sindaco Ignazio Abbate hanno simbolicamente dato inizio ai festeggiamenti del santo patrono di Modica. La Fondazione Grimaldi dà il benvenuto con questa mostra alla tradizione e alle nostre grandi storie della città, del suo passato. Una mostra fotografica che vede raccolti 7 fotografi tra professionisti e amatoriali che si sono messi a disposizione di questo ente con i loro scatti preziosi a raccontare la festa di San Giorgio, una festa che oggi più che in passato e sempre di più riesce ad essere collante per tutta la città. I fotografi che qui in questo bellissimo palazzo noi ospiteremo fino al 4 maggio sono Giovanni Antoci, Salvatore Brancati, Renato Iurato, Enzo Leanza, Giuseppe Paternò, Salvatore Pluchino e Giovanni Tidona. La mostra resterà aperta appunto fino al 4 maggio e speriamo di avere tanti appassionati in visita. La Fondazione Grimaldi entra a pieno titolo nella programmazione di quelli che sono gli eventi religiosi visti da un lato oltre quello ecclesiastico ma anche culturale. San Giorgio inizia questo percorso proprio con questa collaborazione stretta. È importante che la città, i turisti si riappropriano di quelle che sono le tradizioni delle nostre feste popolari, di quelle che sono le feste dei patroni delle città e nella visione più complessa della Val di Noto, quindi questa collaborazione importante tra l'amministrazione comunale, la Fondazione Grimaldi e ancora la Diocesi di Noto farà sì che anche questo ramo importante, anche culturale, turistico, possa spiccare il volo proprio per dare risposte anche ai cittadini, ma per far crescere le comunità vicine. È anche un'ottica di collaborazione, quindi sono contento che la Fondazione con il suo Consiglio di Amministrazione, con il suo Presidente, il Professore Barone, e riesca proprio ad interpretare anche quelle che sono le esigenze dell'amministrazione proprio in un'ottica diversa di collaborazione e di programmazione anche turistica degli eventi religiosi importanti della città. San Giorgio è il santo della città per antonomasia, rappresenta la contea di Modica, rappresenta gli ideali cavallereschi di una aristocrazia locale che si è identificata in San Giorgio e negli ideali della cristianità militante che combatteva contro i turchi, contro gli invasori ottomani. È il santo del Medioevo e della prima età moderna, ma è anche San Giorgio il santo del popolo, il santo della grande devozione popolare, è il cavaliere che uccide il drago, che salva la figlia della regina e del re, quella santa Margherita che poi sarà per breve tempo una sua promessa sposa. La Fondazione Grimaldi ha voluto riportare il tema della festa di San Giorgio a una dimensione più culturale, non solo religiosa e devozionale, ma riportare nel centro storico della città, nel palazzo e nella sede prestigiosa della Fondazione, attraverso
questa mostra fotografica i valori, il culto, l'identità collettiva di una città che ritrova nel suo santo un pezzo, e un pezzo importante, della sua storia e della stessa identità del territorio. Le feste religiose in Sicilia sono un aspetto molto interessante della cultura popolare e della tradizione religiosa. Da diversi anni sono anche di forte interesse per i fotografi locali e non solo. Tantissimi fotografi siciliani, ma anche provenienti dal resto d'Italia o dal resto del mondo, grandi nomi o fotografi meno importanti e meno conosciuti, hanno dedicato tempo della loro attività fotografica a ritrarre personaggi, riti, tradizioni, statue e momenti importanti e anche meno importanti della tradizione siciliana dal punto di vista dei culti religiosi. Un aspetto molto rilevante hanno avuto e continuano ad avere i riti pasquali, che vengono celebrati in ogni paese, che si ripetono ogni anno e che sono stati oggetto anche di diverse pubblicazioni. Discuteremo anche di rapporto fra documentazione della festa e di narrazione. La maggior parte di queste immagini, pur avendo un aspetto documentativo, hanno soprattutto un aspetto fortemente narrativo, perché ci raccontano questi fotografi attraverso le loro immagini come si svolge una festa e come si svolge la religiosità dei siciliani. In occasione della mostra è stato presentato il libro fotografico di Renato Iurato, Scatti di Gioia, dedicato ai riti pasquali di Scicli. Per me il libro Scatti di Gioia è stato un atto dovuto al Cristo Risorto per una mia questione personale, intima, di fede. Infatti è dedicato a mia moglie e ai miei figli. Per quanto riguarda la mostra di San Giorgio, invece, con la fondazione tutta cercheremo nell'arco di quest'anno di ricavare quante più immagini possibili, atti a poter eventualmente rifare lo stesso lavoro, e comunque che sia un tributo ai portatori che normalmente all'occhio sociale risultano, specialmente per il Cristo Risorto di Scicli, risultano essere quasi gli autentici fautori di un rito pagano. Non è sempre così, il 99% delle persone che sta sotto a queste statue, specie nel momento di massimo momento, il momento clou della festa, Scicli lo vediamo nei giri che ci sono, e all'interno del libro se ne troveranno delle immagini simili, e quindi diciamo che una sorta di rinascita ogni anno. Chi sta sotto a queste statue, sta sotto al Gioia, a San Giorgio o altre statue simili che ci sono in tutta la Sicilia, ormai comunque feste che vanno a scomparire, praticamente questo qua diventa il momento clou, il momento che descrive tutto l'anno e che ti dà la ricarica per una nuova rinascita. San Giorgio un dastumunno che portavo, una spada in vita e ogni guerra vinci io, quant'anime turchi cavattiavo, cacciuri in mezzo mondo, con